Questa mattina siamo in compagnia della senatrice Patti Labate. La senatrice ha vinto, entrata nel Senato al Senato della Repubblica nella tornata elettorale del 4 marzo. Quindi è una pugliese doc di Castellana e oggi, a distanza di 4 mesi, noi l'abbiamo voluta incontrare. È stata delegata all'ambiente, alla Commissione Ambiente del Senato, quindi oggi la vogliamo incontrare e sapere come sta andando e avere qualche novità in più per quanto riguarda, anche premetto che lei era del Movimento 5 Stelle e del Movimento 5 Stelle, quindi oggi siamo in piena rilassatezza, come sì, dicevamo prima, quindi sto dicendo le cose un po' a tratti, ma questo è il senso. Quindi senatrice, come sta andando questa avventura, la vogliamo chiamare avventura, in Commissione Ambiente col Movimento 5 Stelle a distanza di 4 mesi? Ok, oggi avete visto, siamo in questa cornice fantastica del mare, appunto, di Monopoli. E come sta andando? Molto bene. Abbiamo iniziato i lavori quindi con la Commissione Ambiente, che è la 13ª Commissione al Senato. E abbiamo avuto in audizione proprio l'altro giorno il ministro Costa. Vi dico quello che mi ha colpito, in modo così molto semplice: il ministro è stato con noi ben più di 1 ora e mezza e in 1 ora ci ha parlato proprio delle sue linee programmatiche. Ma quello che io ho avvertito è la vicinanza, cioè una persona che sicuramente è anche molto valida e molto capace, perché per chi lo conosce sa già quello che ha fatto sul suo territorio in Campania, ma di una semplicità, e il suo discorso è stato improntato appunto su 6 punti che porterà avanti. Uno di questi appunto è quello dell'economia circolare, l'altro, sapete, si parla della terra dei fuochi. E quello che poi, ecco, voglio anche raccontarvi, oltre ad aver ben descritto in che modo si muoverà e passo passo, e adesso io veramente non sto a ripeterveli perché sono tante cose, passo passo quello che si vuole fare al Ministero, l'altra cosa bella che ho sentito e che ci ha parlato del Ministero appunto dell'Ambiente, che ahimè si sapeva che versava in condizioni un po' precarie, vogliamo dire, perché è un po' svuotato, c'è poca gente, e ci ha anche detto: non è giusto, che ho visto anche persone che magari alcuni sono pagati bene, altri no, e io devo dare un discorso di non solo di correttezza e trasparenza anche, ma anche, ecco, essere giusti e dare a ognuno quello che spetta, quello che merita. Quindi cosa significa? Che è un ministro che ha questo lato umano molto molto grande, e questo è importante, perché lui ha ascoltato già tutti quelli che lavorano per lui, come ha ascoltato il suo territorio e tutto il territorio italiano, perché anche quando parla di terra dei fuochi, lui non dice terra, lui dice terre dei fuochi, cioè lui mette insieme tutte le problematiche sui rifiuti, eccetera, tutto quello che c'è in tutti i luoghi, diciamo, un po' lasciati andare in questi anni, che si trovano sul nostro territorio. Questo ho voluto dirvelo perché a volte, invece di parlare tecnicamente, è giusto che questa parte sia messa in evidenza. Cioè, una persona può avere delle competenze, ma se non ha anche il cuore e non ha la voglia di veramente fare per il bene comune, non è la stessa cosa. Invece questo noi l'abbiamo visto nel ministro Costa, quindi andremo avanti con questi problemi, cosa che già stiamo portando, perché la prima cosa che è stata fatta è appunto Plastic Free, che è stata lanciata dal ministro, e infatti per dare il buon esempio, già dal Ministero e dal Senato abbiamo iniziato ad eliminare tutto ciò che è cartaceo, cioè tutto ciò che è plastico ed è usa e getta. E altre cose sì, ci sono. Ma più che altro, ecco, la interrompo perché sicuramente le cose sono tante a livello nazionale. Fermiamoci però a livello regionale, della nostra regione. Anche noi abbiamo una nostra terra purtroppo del fuoco. Abbiamo l'Ilva, abbiamo Taranto. Quindi lei, come rappresentante della Puglia, cosa intende fare in futuro o a breve? In Puglia, se parliamo della Puglia, ci sono sicuramente due tematiche abbastanza importanti che sono, quindi, che a livello nazionale devono essere portate avanti, che appunto hai appena detto, Ilva e il TAP, e quella è l'altra.
E quindi ci saranno dei tavoli di lavoro, perché non solo appunto ambiente, ma anche Mise, ma anche magari altri ministeri, perché sono cose piuttosto serie. Io quello che vi posso dirvi dall'ILVA è che chiaramente sapete, in Puglia siamo in tre, poi in commissione ambiente, ci sono anche molti altri rappresentanti in Puglia, molti parlamentari del 5 Stelle, e tutti insieme, ognuno per quello che è il proprio background, il discorso ILVA, e che io so che qualsiasi cosa verrà deciso, ahimè, non sarà indolore. Non può essere indolore, perché in questi anni non è stato fatto quello che si poteva fare. Purtroppo a volte certe cose sono incancrenite e piuttosto tardi. Quindi se potrà essere fatto un risanamento della situazione, che è l'unica cosa che io vedo, risanamento, perché così com'è non può essere lasciata, deve essere fatto con un programma veramente a lungo termine, perché in modo tale che ogni anno deve essere fatta un'azione ben chiara per tutelare il lavoro, tutelare le famiglie, poter fare questa variazione che sia indolore il più possibile per tutti, sia per chi ci lavora, sia per l'indotto che c'è intorno all'ILVA. Non è veramente facile. Poi ci sono gli altri problemi locali, e quelli verranno portati avanti man mano, grazie a Dio tutto, siamo in tanti, e ce ne sono tanti, c'è il piano rifiuti che è me che ha presentato la regione, che non va bene affatto, vogliamo evitare gli inceneritori, io per prima sapete benissimo che sono assolutamente contraria agli inceneritori, ma dobbiamo andare con una raccolta differenziata che funzioni realmente, e quindi fare realmente economia circolare. E questo il ministro, sapete che cosa dice, io affamerò gli inceneritori, su questo non ci sono dubbi. Quali difficoltà, una vittoria piena sia da parte sua sia da parte del Movimento 5 Stelle in unione alla Lega, quali difficoltà lei ha incontrato passando da quella che poteva essere una politica, diciamo, circoscritta locale a Roma, come donna e come Movimento 5 Stelle? Io non ho trovato difficoltà. Sarà caratteriale, ma ho l'abitudine di valutare la nuova situazione e di fare tutte le azioni immediatamente per iniziare a lavorare. Infatti devo dire, non ho problemi. E in commissione sapete benissimo che abbiamo, oltre alla Lega, tutte le altre fazioni politiche. Si cerca di lavorare in sintonia. Perché, a parte quello che a volte le grandi testate giornalistiche vi dicono a livello nazionale, i fatti sono molto differenti. Solitamente si lavora abbastanza bene, tranquillamente con tutti, perché io trovo, ecco, singolarmente persone che stanno lì e vogliono dimostrare che sanno fare, faranno il loro meglio per la nazione. E indipendentemente questo da quello che può essere il logo, diciamo, io dico politico, che c'è dietro. Poi vabbè, sapete che ci sono i grandi personaggi e quelli restano gli stessi, non mi fate parlare male, ma come li vedete voi li vedo anch'io al Senato, e me ne vedo alcuni, quelli non cambiano. Però la gente che io dico comune, quella magari che è stata votata da cittadini come siamo stati votati noi, vogliono star lì e dimostrare quello che sanno fare. Quindi io non vedo tutta questa volta questa nuvola di fumo che fanno sulle questioni romane, no, si cerca di lavorare insieme e vedo molta positività. L'ultima domanda e poi la lascio alla sua bellissima giornata di mare, non voglio rubarle più tempo. Monopoli ha una nuova amministrazione, un'amministrazione di centrodestra, aveva avuto la presenza anche del Movimento 5 Stelle, non è andata bene. Lei come commenta questo risultato elettorale rispetto a quello nazionale, sì, a quello locale, come lo commenta? Non è andata proprio bene. Non è andata bene, ma diciamo a volte queste cose ce le aspettiamo, perché? È inutile dirlo, la gente non è ancora libera, il voto di scambio esiste ed è chiaro che ha molto più forza a livello locale, perché a livello locale c'è la relazione immediata con l'altra persona, magari ci si incontra anche per strada e magari uno in quel momento ti ricorda, guarda che se non voti me magari quando vieni qui non otterrai quello che chiedi.
E quindi a livello nazionale le politiche è differente, c'è un distacco dalla realtà e quindi uno si ha qualcosa dentro e sa che non va bene e quindi ha delle sue ideologie, le porta avanti. Qui ahimè io vedo che magari anche se l'ideologia c'è, la voglia di cambiare c'è, c'è ancora un po' di paura perché io so, non so a Monopoli, ma so di altre situazioni in cui sono arrivati anche a delle minacce. E quando tu incontri la persona che ti minaccia proprio ed è lì accanto a te nel tuo stesso paese, non è facile. Io la vedo in questo modo, quindi ecco, purtroppo poca libertà ed è un peccato. Noi di Vivi TV la ringraziamo per questa intervista e per questa sua grande disponibilità e le auguriamo buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi.